Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste notizie flash provinciali del 22 gennaio, curate dalla nostra redazione. Riscossione Sicilia dichiara guerra ai comuni ed altri enti pubblici debitori di somme nei confronti dell'erario. I comuni dell'isola devono all'erario circa 60 milioni di euro. Gli enti locali siciliani che hanno ricevuto notifiche di cartelle esattoriali per debiti non saldati sono 299 su 390. Il Consiglio di amministrazione della partecipata regionale dovrebbe assumere la decisione di avviare le procedure esecutive e di pignoramenti per i debiti superiori a 20.000 euro. Sono 10 i comuni dell'ex provincia di Enna debitori nei confronti dell'erario. Il loro debito ammonta a poco più di 2 milioni di euro. Si tratta del comune di Aidone con 840.000 euro, il comune di Piazza Armerina con 260.000 euro, il comune di Catenanuova 185.000 euro, il comune di Valguarnera 182.000 euro, il comune di Leonforte 155.000 euro, il comune di Barrafranca con 148.000 euro, il comune di Villarosa con 107.000 euro, il comune di Sperlinga con 82.000 euro. Il comune di Pietra Persia con 70.000 euro e il comune di Calascibetta con 1.865 euro. La tenenza della Guardia di Finanza di Nicosia, mettendo in pratica le linee operative del Comando Provinciale di Enna, ha individuato una moltitudine di soggetti resisi responsabili della commissione di illeciti estremamente lesivi per l'erario e segnatamente finalizzati all'ottenimento di benefici rispetto alla fruizione di spese sanitarie esenti ed all'accesso all'istituto del gratuito patrocinio a carico dello Stato. Nel complesso, infatti, l'attività svolta dalle Fiamme Gialle nicosiane, alla guida del tenente Andrea De Tommaso, ha consentito di far luce su 33 posizioni soggettive risultate irregolari. Nel caso del gratuito patrocinio a spese dello Stato, l'agevolazione consiste nel farsi carico da parte dell'erario delle spese di assistenza legale per il sostenimento del giusto processo per coloro che sono in difficoltà economiche. Per essere ammessi al beneficio, infatti, è necessario possedere determinati requisiti economico-patrimoniali, i quali devono essere tra gli altri indicati all'interno di un'apposita istanza detta dichiarazione sostitutiva unica. Per ottenere il citato beneficio di legge è necessario che le condizioni indicate nell'istanza siano ovviamente tutte veritiere. Nel campo invece delle prestazioni sanitarie, i finanzieri hanno constatato reiterate casistiche di indebite esenzioni dal ticket sanitario attraverso espedienti ingegnosi, tra cui in primis quello della falsa autocertificazione reddituale. L'impianto sportivo polivalente di proprietà del Libero Consorzio di Enna, ex provincia, fu realizzato quasi 20 anni fa al costo di 4 miliardi di vecchie lire, ma non è mai entrato in funzione, non è fruibile, negli anni è stato più volte preda di atti vandalici. L'impianto di Fiumetto copre un'area di 36.000 metri quadrati e presenta un campo di calcio, una pista d'atletica, 6 corsie. Tra le dotazioni previste ci sono l'ambulatorio medico, magazzini ed alloggio del custode. Ad oggi solo alcuni atleti lo usano per allenarsi tra l'incuria. Nel giugno del 2011 l'impianto sportivo fu consegnato alla provincia e al comune attraverso un contratto di comodato d'uso per la durata di 10 anni. In questo schema di convenzione il comune si doveva far carico della vigilanza e custodia con proprio personale, della manutenzione ordinaria, della gestione intesa come pulizia ed utenze d'uso, della stipula di una polizza fiduciaria di 200.000 euro a garanzia di eventuali danni all'impianto e di una polizza di responsabilità civile per un massimale di 1 milione di euro. Nell'aprile del 2014 il comune, prendendo atto dell'eccessiva onerosità, chiedeva alla provincia di rivedere le condizioni di comodato per renderle più funzionali alle esigenze del comune. La provincia accoglieva la richiesta e nel settembre dello stesso anno inviava una nuova bozza di convenzione per la concessione dell'impianto sportivo polivalente. In particolare, con le modifiche, è stata aumentata la durata della concessione, portata da 10 a 30 anni. Non è più prevista la custodia e vigilanza con personale comunale e soppresso l'obbligo di fideiussione, tranne nel caso di concessione a terzi. Il massimale delle polizze assicurative è lasciato alla libera determinazione del comune. Inoltre, nel caso di necessità di ottenere certificazioni, vista la durata della concessione, le opere di miglioria sono di competenza del comune. È prevista la possibilità di concessione a terzi tramite un project financing ed è prevista la possibilità per il comune di avvalersi di associazioni di volontariato con finalità di attività sportive. Nonostante il parere tecnico negativo, a causa della quantificazione della spesa che il comune dovrebbe sostenere per la manutenzione, cifra non prevista in bilancio, la giunta di Nicosia ha approvato comunque il 14 gennaio il nuovo schema di convenzione per l'affidamento e l'uso della gestione dell'impianto sportivo polivalente di Contrada Fiumetto.
Nella mattina del 21 gennaio sono iniziate le operazioni di sgombero dei rifiuti speciali nella zona di Contrada Crociati in direzione Contrada Sant'Onofrio. Da tempo vengono abbandonati questo tipo di rifiuti, in maggior parte materassi e carcasse di elettrodomestici, in mancanza del CCR, il centro comunale di raccolta, che dovrebbe occuparsi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra l'altro. Il CCR, secondo gli intendimenti del comune, dovrebbe sorgere momentaneamente a Praticurri in attesa dell'autorizzazione definitiva in Contrada Canalotto, dopo la bonifica dell'ex discarica. Questo problema va risolto prima dell'inizio di febbraio, data in cui dovrebbe partire la raccolta differenziata. In attesa delle autorizzazioni necessarie per far partire il centro di raccolta comunale, il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, invita la cittadinanza a non conferire rifiuti speciali per strada. Confido nella collaborazione dei cittadini nicosiani per tenere pulite queste zone e chiedo agli abitanti delle contrade interessate al fenomeno di denunciare eventuali atti illeciti. L'abbandono di questo tipo di rifiuti non è consentito. Continua l'organizzazione del Carnevale 2016 a Nicosia da parte dell'amministrazione comunale e di una serie di associazioni di categorie di volontariato impegnati a far rinascere questa tradizione che anni fa attirava visitatori da tutta la provincia. Dopo aver reso noto il calendario, l'assessore del comune di Nicosia, Ivan Bonomo, ha reso noto anche i premi che verranno assegnati alle tre categorie che sfileranno per le vie del centro di Nicosia domenica 7 febbraio e martedì 9 febbraio. Si tratta di premi messi in palio dalle associazioni di categorie e da attività commerciali. Anche la giunta municipale ha voluto partecipare in modo diretto. Conclude l'assessore Bonomo: ringrazio tutti, sia associazione che sponsor, per lo sforzo organizzativo nel realizzare un carnevale all'altezza delle attese. Sono tre le categorie previste. I carri allegorici avranno un primo premio di 300 euro, il secondo premio di 200 euro e il terzo premio di 100 euro. I gruppi in maschera, un primo premio da 300 euro, un secondo premio da 200 euro e un terzo premio, un buono da 10 pizze. Maschera singola, il primo premio 100 euro, il secondo premio 50 euro, il terzo premio una piantana luminosa. I premi sono messi in palio dalla giunta municipale e dalle associazioni di categoria come la Confcommercio, Coldiretti, CIA, Coop Agri, Confesercenti e da attività commerciali. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Tele Nicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.